Benvenuta la Presidente del Tribunale di Pisa, Maria Giuliana Civinini. Con lei vogliamo fare un po' un bilancio, un anno particolare questo 2020, chiaramente perché l'emergenza ha in qualche modo condizionato tutta l'attività. Il mondo della giustizia ha sofferto particolarmente, sicuramente anche lo smart working, il lockdown, la situazione, insomma, delle udienze è stata una situazione abbastanza difficile e complicata. Possiamo fare un bilancio, Presidente, di come ha tenuto il Tribunale di Pisa, quali sono state anche le forze messe in campo e come avete trovato soluzioni alla situazione di emergenza? Presidente. Sì, è stato un anno difficile, ma certamente il bilancio del nostro tribunale è un bilancio positivo, per il quale devo ringraziare tutti i colleghi e il personale amministrativo. Dobbiamo distinguere tra i vari settori. Nel settore civile, grazie al processo civile telematico, alla digitalizzazione, all'aumento della trattazione scritta digitale e alle videoconferenze, abbiamo potuto mantenere una produttività a livello corrispondente a quella degli stessi periodi dell'anno passato e si è potuto smaltire sostanzialmente tutto il sopravvenuto, quindi tutti i casi nuovi sopravvenuti durante questo anno, con alcune differenze nel settore civile della volontaria giurisdizione. Abbiamo smaltito più di quanto è sopravvenuto. Nel settore lavoro, dove le udienze in presenza sono più numerose, leggermente meno. Ma il risultato è sicuramente molto buono, anche perché siamo stati capaci di affrontare, anche se in modo parziale, il nostro arretrato che è annoso e molto consistente. Per quello che riguarda il settore del GIP GUP, giudice delle indagini preliminari, il ritardo che si era accumulato nel primo periodo, quello da marzo all'11 maggio, con sospensione di una serie di attività processuali, è stato completamente recuperato nel periodo successivo. Il vero problema è il dibattimento penale, sia monocratico che collegiale. Benché i colleghi abbiano fatto uno sforzo enorme, supportati dalle cancellerie, il fatto di dover scaglionare gli orari per garantire accessi limitati a quanto richiesto dall'emergenza sanitaria in tribunale, evitare sovraffollamenti, garantire le condizioni igieniche necessarie, ha fatto sì che anche quando i processi sono ripresi, il numero è stato molto inferiore a quello ordinario. Il numero dei processi trattati e conclusi è stato inevitabilmente inferiore a quello ordinario degli anni passati. Il Tribunale aveva una buona produttività e un arretrato non eccessivo, il che ha consentito, diciamo così, di tenere botta, ma inevitabilmente ancora tutto il 2021 risentirà dei ritardi di quest'anno. E dispiace, almeno dal mio punto di vista, l'opposizione che vi è stata da parte dell'avvocatura, ma in parte anche della magistratura, parlo in generale, non parlo di Pisa, all'introduzione di maggiori strumenti tecnologici anche nel processo penale, nella fase dibattimentale, anche nella fase delle indagini preliminari che avrebbero permesso di far fronte alle esigenze della giustizia, degli imputati, ma anche alla tutela delle vittime in modo più efficace. C'è tutta una discussione a livello europeo che riguarda tutti i paesi del Consiglio d'Europa e non solo quelli dell'Unione Europea per l'utilizzo massivo delle tecnologie per il processo, per far fronte a questa emergenza e forse anche altre emergenze che ci troveremo a affrontare nel futuro. Bisogna avere mente aperta, garantire i diritti, garantire il diritto di difesa, garantire il contraddittorio, ma anche non chiudersi a quello che è il nostro futuro.
L'ultima battuta riguarda la gestione, diciamo così, amministrativa, materiale dell'ufficio. Grazie a una serie di misure, percorsi differenziati, misurazione della temperatura corporea, presidi sanitari ovunque, pulizie straordinarie, sanificazione, è stato possibile, diciamo, garantire le misure sanitarie. E di questo ci ha dato atto una recente inchiesta amministrativa che è stata condotta dal servizio ispettivo del Ministero della Giustizia, che ha interessato 50 uffici a Campione, tra cui il nostro. Abbiamo avuto per 3 giorni gli ispettori del Ministero perché volevano accertare come abbiamo gestito l'emergenza sanitaria e se le prescrizioni ministeriali riguardanti soprattutto il personale amministrativo, le garanzie di salute sul lavoro, lo smart work, le esigenze sanitarie generali fossero state rispettate, e il risultato è stato positivo. E per quanto riguarda invece il personale di cancelleria, sullo smart working, come è andata? Se possiamo fare un bilancio della situazione, Presidente. Allora, il primo periodo di smart work chiaramente è stato problematico. Non era mai successo nel nostro settore di dover organizzare il lavoro da casa per il personale. Come sapete, la giustizia ha lavorato fino a poco fa su registri elettronici completamente informatizzati, ma che girano sulla rete giustizia, quindi negli uffici giudiziari. Questo ha implicato nella prima fase un rallentamento del lavoro normalmente svolto dal personale, perché solo una parte di attività era eseguibile da casa, cioè quella per la quale fosse possibile accedere agli applicativi informatici da remoto, ma non quella sui registri, che è la maggior parte del lavoro di cancelleria. Grazie all'esperienza maturata nel primo periodo e quindi alla valutazione di cosa si poteva fare e non fare, grazie poi soprattutto al fatto che il Ministero della Giustizia in modo molto rapido ha aperto i registri del civile anche da remoto, ha fornito anche hardware per il personale perché potesse lavorare da remoto sui registri, e quindi in questa seconda fase di smart work che stiamo attuando tutto sta andando in modo molto più efficace e senza impatto negativo né sull'utenza né sul lavoro del magistrato. Siamo stati anzi il primo ufficio in Italia che ha realizzato un'esperienza di co-work, nel senso che uno dei membri del nostro personale amministrativo sta lavorando dall'ufficio del giudice di pace di Volterra, che è un ufficio gestito dal comune, ma che ci ha permesso di, grazie al fatto che hanno anche loro accesso alla rete giustizia, di organizzare una postazione di lavoro in quella sede, evitando così a questa persona il problematico trasferimento giornaliero su Pisa in un periodo come quello che stiamo attraversando. Ecco, Presidente, le faccio una domanda che esula un po' ora dal bilancio proprio strettamente dell'attività del Tribunale, che riguarda invece il territorio, perché il Tribunale è spesso il luogo dove si capiscono un po' le percezioni di come sta andando il territorio. Lei che cosa vede? La cittadinanza è arrabbiata? C'è una sorta di davvero depressione totale? Oppure che cosa? Qual è la sua immagine di come sta reagendo il territorio pisano? Certamente la città sta soffrendo molto, anche perché è una città universitaria e quindi molte attività, la riduzione di molte attività ha un impatto economico importante. Devo dire che
se nella prima fase di lockdown avevamo sofferto in particolare nel settore famiglia la riduzione di molti servizi di supporto, dei servizi socio-psicologici del Comune e della USL, in questa, nelle fasi successive la collaborazione ha potuto riprendere in modo efficace, e pur con difficoltà relative alla diminuzione degli spostamenti e alle esigenze sanitarie, stanno riuscendo nelle amministrazioni pubbliche a supportare le famiglie in difficoltà, le famiglie in cui ci sono problemi per la gestione dei minori. Certamente ci sono problemi grossi legati all'impatto economico della crisi. Abbiamo molti procedimenti in cui le parti che devono corrispondere assegni di mantenimento si trovano in difficoltà, ne chiedono la riduzione, ma anche dall'altra parte magari c'è una contrazione del lavoro. C'è poi l'impatto sul lavoro domestico o su alcune attività che non sempre sono ufficializzate, ma che purtroppo rientrano in quella zona d'ombra del lavoro al nero. Tutto questo si riflette molto bene, come sta andando, molto bene, molto male purtroppo, su come sta andando il contenzioso. Io però, ecco, percepisco uno spirito di collaborazione, uno spirito di comprensione di quello che sta accadendo, è uno sforzo delle persone tutte, della cittadinanza, per venire fuori da questa situazione nel modo più indolore possibile. Non rabbia. Ecco. Come passerà lei il Natale? Scusi, l'ho interrotta. La mia domanda era: come passerà lei il Natale, Presidente? A casa, ovviamente, come tutti, purtroppo senza la gioia che si ha normalmente a Natale di avere i figli intorno, riuniti, perché sono lontani e non possono, sono all'estero e non possono rientrare, però diciamo anche qui la tecnologia ci aiuta, almeno li possiamo vedere su WhatsApp o su altre piattaforme. Io cucinerò molto perché questo mi piace. Cosa prepara, Presidente? Quale sarà il piatto forte del giorno di Natale? Allora, il piatto forte sarà un piatto belga, perché mio marito è belga, e il fagiano cucinato con l'indivia belga tipica, ma accompagnata a tutta un'altra serie di piatti italiani: tortellini in timballo, crostini toscani, ovviamente, di cui non si può fare a meno, torte di mele. Quindi immaginiamo la Presidente con, diciamo, in cucina dedicata a preparativi di questi piatti che già ci ha fatto venire l'acquolina. Allora, grazie mille, Presidente del Tribunale di Pisa, ricordo Maria Giuliana Civilini, per essere stata con noi, e buon Natale. Grazie a voi e tanti auguri. Grazie.